Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, carissime amiche web spettatrici, cari amici web spettatori, buongiorno, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo Mandarà, vi parlo da Abbiate Grasso. Oggi è giovedì 28 novembre 2013 e sono, cacchio, è tardi, le 9:51. Allora, vorrei cominciare con una sorta di disclaimer. Se ci sono all'ascolto dei giornalisti, sono pregati, nel caso intendono usare questo video, di utilizzarlo solo integralmente. Non autorizzo nessun tipo di taglio né di pubblicare titoli virgolettati. Di una parte, insomma. Quindi o pubblicate l'intero video oppure non siete autorizzati a prendere delle parti. Perché dico questo? Adesso lo capirete. Ho detto questo perché io oggi voglio esprimere la mia massima solidarietà all'ex senatore Silvio Berlusconi. Ecco. Prendendo solo questa frase, già la Repubblica potrebbe fare un titolo e dire: "Ah, il Movimento 5 Stelle". No, intanto ho sbagliato perché io non sono il Movimento 5 Stelle e non lo rappresento in nessun modo. Io sono un cittadino, sono uno degli 8 milioni e 700 mila elettori del Movimento 5 Stelle, ma quello che dico io non vale come un punto di vista del Movimento 5 Stelle. Quindi, primo punto. Secondo punto, ascoltate perché. Esprimo la mia massima solidarietà all'ex senatore Silvio Berlusconi. Il motivo è molto semplice. Come ho già scritto nel mio post di agosto, nel mio blog, che si intitola "Benvenuti nel Truman Show al contrario", Berlusconi è solo un attore di una grande rappresentazione teatrale, di cui noi siamo coattori, non protagonisti, o comparse o pubblico, ma non abbiamo scritto noi il copione. Il copione l'hanno scritto loro, pochissime persone, circa l'1% ha scritto il copione. Gli altri siamo degli attori, diciamo, inconsapevoli. Allora, in questo grande teatrino è convenuto a coloro che hanno scritto il copione far interpretare a Silvio Berlusconi, che ovviamente ha avuto le sue convenienze, non è che l'ho fatto così, et amore dei. Ecco, è convenuto far interpretare a Silvio Berlusconi la parte del cattivo, della persona da odiare, del motivo di tutti i problemi del nostro paese. Cosa ovviamente assolutamente falsa, perché, attenzione, non dico che Berlusconi sia una persona onestissima che ha fatto tutto nell'interesse del paese. No, esattamente il contrario. Berlusconi si è fatto gli affari suoi da sempre, da quando ha cominciato a trasmettere a livello nazionale in modo illegale 30 anni fa fino a oggi. Quindi io la mia solidarietà non è perché dico che lui è una persona specchiata, onesta, eccetera. Non dico questo. Quello che dico è che lui fa parte di un sistema. Il sistema aveva bisogno di un personaggio come Silvio Berlusconi per poter far finta, come ha fatto in questi 20 anni, di combattere contro il male. Quindi quelli, diciamo, i finti oppositori di Berlusconi, praticamente hanno finto per 20 anni di opporsi a qualcosa, il male assoluto, Silvio Berlusconi, mentre loro erano il bene assoluto che lo combatteva, mentre erano solamente attori di uno stesso cast, che stavano ognuno recitando il proprio ruolo. Allora, perché io solidarizzo oggi con l'ex senatore Berlusconi? Solidarizzo per un motivo molto semplice, perché voi provate a immaginare, voi decidete di accettare di fare la parte del cattivo in un film, vi scrittura una produzione televisiva o cinematografica e vi dice: "Allora, stiamo facendo uno sceneggiato e c'è un personaggio che è proprio lo stronzo, il cattivo, il ladro, il violento, inventatevi voi la sceneggiatura che volete". Bene, e allora fate questa sceneggiatura di questo show che va avanti, di questo reality show che va avanti per 20 anni, e a voi viene assegnato, magari voi vi conviene anche accettare questo ruolo, il ruolo proprio dello stronzo, del cattivo, del delinquente. Fate voi, mettete voi gli aggettivi che volete, nessun riferimento diretto ovviamente alle persone dei fatti reali. Questa è solo una finzione che sto facendo per spiegare quello che penso. Allora, voi fate questo sceneggiato che dura 20 anni, in cui ovviamente
siete tutti amici, fate tutti parte dello stesso cast. Quindi andate a cena insieme, vi divertite, quando siete in privato dite ammazza come sono coglioni quelli del pubblico che credono alle cose che gli raccontiamo, quindi fate una vita insieme per 20 anni, basta andarsi a guardare il video in cui Violante alla camera, che è stato ripreso fra l'altro proprio ieri da Paola Taverna, ecco, andatevi a rivedere il video di Violante in cui Violante nel 1994, scusate, più tardi, non mi ricordo in che anno, però quando ha fatto questo discorso parla del fatto che nel 94 il PD, all'epoca si chiamava forse DS, assicurò comunque a Berlusconi di poter potersi candidare, non fecero nulla per toccargli le televisioni, eccetera eccetera. Cercate voi Violante alla camera, lo trovate immediatamente, è un video da vedere se non l'avete mai visto, e comunque è stato citato testualmente da Paola Taverna ieri al Senato. Bene, allora voi quindi immaginate, fate parte di questo cast per 20 anni, dove voi interpretate la parte dello stronzo e ci sono altri che interpretano la parte del buono. È ovvio che la gente, il pubblico inconsapevole, si innamora del buono. Poi verso la fine del film si rende conto che il buono è peggio del cattivo, ma solo alla fine del film. Però ci sono molti che quando poi finalmente il cattivo viene ammazzato oppure viene messo in galera, decidete voi il finale che deve avere questo sceneggiato, tutti a festeggiare, ad aprire bottiglie di spumante, finalmente ci siamo liberati del cattivo. E poi quindi voi immaginate, no, che fate parte di questo film e poi alla fine, dopo 20 anni di sceneggiatura, cioè di presa per i fondelli del pubblico, ecco che tutto a un tratto una parte del cast fa sul serio e quindi uno degli attori del cast lo mette in galera veramente o comunque lo danneggia veramente. Voi come vi sentireste al posto di questa persona? Provate a pensarci un attimo. Un po' la stessa cosa che successe a Craxi, perché poi purtroppo le cose si ripetono, no? Anche Craxi, non dirò mai che è stato una persona onesta, perché lui, quello che ha fatto, i soldi che ha rubato, li ha rubati veramente, non è che scherzava. Ma sicuramente non possiamo dire che Craxi era l'unico politico disonesto di quel momento, di quell'epoca. Però lui fu colui che pagò per tutti quanti. Pagò andandosene all'estero, eccetera. Anch'io spesso l'ho chiamato bottino Craxi, eccetera eccetera, perché comunque lui ha avuto delle gravi responsabilità politiche, ma non era l'unico, anche tutti gli altri. Però qualcuno è riuscito, diciamo, dopo aver inciuciato per anni con Craxi, a metterlo in gabbia, diciamo. La stessa cosa è successa adesso con Berlusconi. Ci hanno inciuciato per 20 anni, hanno fatto i loro affari per 20 anni tutti insieme. Tu hai il tuo beneficio con le tue televisioni, puoi continuare a lucrare, puoi continuare a evadere il fisco, puoi fare quello che vuoi, puoi andare a Troia, non mi interessa, fai quello che vuoi, ma diciamo con questo gioco di equilibri e di ricatti vanno tutti avanti. Allora da una parte c'è il Monte Paschi di Siena, dall'altra parte c'è la collaborazione strettissima con la mafia, dall'altra parte c'è un garante che permette a tutto questo di andare avanti per tanti anni, ci sono i ministri ombra, ci sono i ministeri ombra, ci sono tutte le cose parallele dove i ministri mettono solo le firme ma sono altri quelli che decidono, insomma tutta una macchina che è stata descritta benissimo da Paolo Ferraro, basta che voi andate a vedere una delle interviste che io ho fatto e capirete di cosa sto parlando. Quindi una macchina ben oliata che funziona bene, dove tutti sono coinvolti, dove tutti sono responsabili. Bene, dopo aver recitato per almeno 20 anni, o se vogliamo tornare indietro ai tempi di Craxi, per almeno 30 o 40 anni, bene, cosa succede? A un certo punto il regista di questo giochino decide che l'attore Berlusconi deve essere punito, solo lui, gli altri rimangono tutti impuniti. Come vi sentireste voi se foste al posto dell'attore Berlusconi? Io mi sentirei di merda, mi sentirei tradito, dico ma come? Abbiamo inciuciato per 20 anni tutti insieme o per 30 anni quando io ero attore in un ruolo diverso e c'era Craxi al mio posto, abbiamo inciuciato per tanti anni e adesso me lo mettete in quel posto così? Mi fate veramente decadere facendomi rischiare veramente la galera o i servizi sociali? Questo è un puro tradimento. Ecco come si sente Silvio Berlusconi ed ecco perché io esprimo a lui tutta la mia umana solidarietà. Ripeto, non perché penso che lui sia innocente, ma perché penso che lui sia colpevole insieme a tutti gli altri. Solo che l'hanno fregato. Evidentemente ha perso credibilità
da parte dei poteri forti, dei Rothschild, dei Rockefeller, della Trilaterale, del Bilderberg. Queste persone hanno deciso di abbandonarlo, hanno deciso basta, i tuoi ricatti ormai non ci fanno più paura, perché evidentemente sono sicuri di avere comunque il potere dei gangli più importanti del sistema, e quindi dicono vai a quel paese, l'hanno mollato. Questo è quello che è successo. Quindi ecco perché ho detto all'inizio, se qualche giornalista vede questo video non è autorizzato a prendere solo un pezzettino, ma deve parlare di tutto il video, di tutto il contenuto. Quindi la mia massima solidarietà umana a Silvio Berlusconi per quello che gli è successo, non perché io ritenga che lui sia una persona onesta e che le cose di cui viene accusato siano false, no, ma perché lui faceva parte di un sistema in cui anche tutti gli altri hanno fatto più o meno le stesse cose: da una parte il Monte Paschi Siena, dall'altra parte il cemento, dall'altra parte la mafia con il TAV, con l'Expo, eccetera eccetera eccetera. Sono tutti coinvolti, fanno tutti parte dello stesso giochino, ma solo uno è stato fottuto da tutti gli altri. Ecco, questo volevo dire. Prima di salutarvi, vi ricordo la trasmissione di stasera con i simpaticissimi Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Io parteciperò come ospite alla Zanzara, sarò in diretta su Radio 24, ma anche su Salvo 5.0, dove potrete vedere anche Cruciani in diretta video. Non potrete vedere Parenzo perché lui è collegato da Roma e quindi non so se riuscirà a entrare in Hangout. Io ovviamente, se lui vuole, gli offrirò questa possibilità. Comunque saremo collegati in video certamente con Cruciani e parleremo. Io all'inizio chiederò a loro che tipo di trasmissione vogliono fare, se vogliono fare una trasmissione in cui ci si parla addosso l'un l'altro, sono capace anch'io, o se invece vogliono fare una trasmissione in cui si parla uno per volta, e sono capace anche in questo secondo modo. Darò a loro la scelta, visto che comunque sono io che vado ospite a casa loro. Quindi stasera spero che ci si diverta un po', ma spero anche che in mezzo al divertimento, alle parolacce, al modo truculento di parlare, riusciremo anche a dare qualche pezzo di informazione seria, perché questo è il mio obiettivo, questo è il motivo per cui ho sfidato Cruciani e Parenzo. Ricevendo tante critiche, lo so, meritatissime, sono critiche meritate, ma ho deciso che voglio assolutamente pubblicizzare alcuni argomenti a cui tengo tantissimo, che purtroppo non riesco a pubblicizzare al di fuori della cerchia dei miei amici, di quei pochi che mi seguono sui miei canali a cui siete abituati. Quindi io voglio rivolgermi a un pubblico maggiore. Purtroppo ho parlato con qualche giornalista, ma nessuno di loro alla fine, nonostante la buona volontà, è riuscito a pubblicizzare gli argomenti di cui io voglio parlare. Trovate tutto sul mio blog, chi mi segue sa bene di cosa voglio parlare, ma stasera potremo approfondire, spero, uno, due o tre dei temi a cui tengo particolarmente. Quindi se volete potete seguirmi o in audio su Radio 24 o su Salvo 5.0 in video, potrete chattare, ovviamente io guarderò i vostri commenti e magari se arriverà qualcosa di particolarmente stimolante e stuzzicante ovviamente lo leggerò e cercherò anche di stuzzicare i due insetti malefici. Basta, l'unica cosa che manca è sapere l'ora esatta del mio intervento. Per il momento so solo che sarà dopo le 19.30, potrebbe essere alle 19.30 o più tardi. Nella mattinata Cruciani dovrebbe farmi sapere l'ora esatta in cui comincerà il mio intervento. Ovviamente, non appena lo saprò, ve lo comunicherò. Ho già aperto l'Hangout, se voi andate su Salvo 5.0 fra eventi in diretta trovate già la finestra, cliccando lì potete già entrare nel video, naturalmente vedete un video dove dice starting soon, e sarà così fino all'inizio vero della trasmissione. Il link spero rimanga valido fino a stasera, perché qualche volta purtroppo è successo che per problemi tecnici con YouTube il link è caduto e sono stato costretto a generarne un altro. Spero che oggi si mantenga fino all'ora in cui andremo in diretta. È tutto, vi ringrazio, un abbraccio a tutti. Auguri a Fulvio Martinoia, il mio carissimo amico che mi ha aiutato tantissimo per il cellulare, oggi fa il compleanno, auguri a Fulvio. Un abbraccio a tutti quanti, ci vediamo stasera per chi lo desidera. Ciao.